Allora, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qua stamani. La giornata di stamani, come avete visto, parte da quello splendido gioiello che abbiamo appena visto e che risale quindi al progetto di 170 anni fa di Barzanti e Matteotti e a partire da quello ci stimola poi a fare alcune riflessioni che riguardano un tema molto importante ad oggi e che è quello della transizione energetica e io non voglio dire molto per non anticipare niente di quello che sarà detto nelle presentazioni. Chiederei al collega Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico con delega al Public Engagement, di portare i saluti istituzionali. Bene, allora buongiorno, vi porto i saluti dell'Università di Firenze, vi ringrazio a tutte e a tutti per la vostra presenza oggi. Sono emozionato per aver visto in prima mondiale il motore, la riproduzione del motore di Barzanti e Matteucci in funzione e aspetto di vederlo davvero in funzione con anche lo scoppio nei primi mesi dell'anno prossimo. Oggi siamo all'interno di questo evento, l'Earth Technology Expo, che è un evento che sta ormai assumendo una rilevanza almeno di carattere nazionale, e questo gli va dato atto agli organizzatori che hanno avuto questa grande idea. Un evento, come avrete forse visto e come vi invito poi a vedere successivamente, che mette in mostra tante tecnologie per il benessere e per la prevenzione dei cittadini, ai quali noi come Università di Firenze ci siamo associati già da 3 anni, quindi abbiamo creduto in questa iniziativa, portando i nostri dipartimenti. L'avrete visto, lo vedrete forse anche dopo, ci sono vari stand di diversi dipartimenti che mostrano quali sono le nostre ricerche in corso. Oggi viene trattato questo tema, anche io non voglio anticipare ciò che ci diranno dopo i relatori, che ha una duplice funzione. Da una parte vogliamo davvero commemorare due grandi geni, mi viene da dire incompresi almeno per lungo tempo, due nostri corregionali nativi di Lucca, ma mi sento di dire poi diventati di fatto due fiorentini d'adozione, perché qui hanno studiato e hanno sviluppato, almeno in parte hanno sviluppato il loro lavoro. Come dicevo, persone sfortunate perché per circa 150 anni, sfortunate anche nella vita, perché Barzanti poi è morto molto giovane e Matteucci ha avuto altri problemi di salute. Chissà cos'altro avrebbe potuto fare se avessero avuto una vita più lunga, perché già in soli 30-40 anni di vita hanno fatto davvero tanto e lo abbiamo potuto vedere oggi. Dicevo, per circa 150 anni purtroppo non hanno avuto il riconoscimento del loro lavoro e ci è voluta la Fondazione Barzanti e Matteucci, che ringrazio, e poi credo parlerà la Presidente, per avere finalmente, sebbene in modo molto postumo, il riconoscimento del loro lavoro. Ma oggi celebriamo il collegamento, questo collegamento tra il passato e il presente e il futuro, perché in realtà i relatori ci parleranno anche di come il tema dell'energia, della trasformazione, oggi noto a tutti, un tema centrale nell'ambito della riduzione delle emissioni, sia appunto attualissimo, e quindi ringrazio gli altri oratori che parleranno proprio perché ci daranno una visione sul futuro. Quindi si parte da un lontano passato e si guarda al futuro, ai prossimi decenni. Chiudo questo mio breve saluto ringraziando tutti gli organizzatori. Ovviamente, in primis, permettetemi la mia università e gli organizzatori, quindi le colleghe che hanno organizzato questo evento. Ringrazio la Fondazione Barzanti e Matteucci, ringrazio il Club Moto d'Epoca Fiorentino perché veramente ha fatto un lavoro. Sono stato prima diversi minuti a parlare con coloro che hanno riprogettato, perché di fatto si tratta di una vera e propria riprogettazione, questo gioiello, e anzi gli ho già chiesto se vengono poi a mostrarlo, a spiegarlo ai nostri studenti, perché merita davvero di essere mostrato.
Ringrazio Nuovo Pignoro e Behe Jux perché appunto anche loro ci parleranno appunto di cosa ci aspetta per i prossimi anni nel mondo dell'energia. E infine, ultimo ma in realtà primo perché l'idea è sua di questo evento, il collega Giovanni Ferrara, che tra l'altro ci spiegherà perché stiamo sbagliando a cercare di uccidere il motore cosiddetto a scoppio, il motore a combustione interna, ma che, ripeto, ha avuto il grande merito di proporci a noi dell'università di organizzare questo evento. E la vostra massiccia partecipazione oggi mi dice che insomma è stata una buona idea, perché evidentemente c'è un forte interesse. Ringrazio e ridò la parola al professor Arnone. Grazie. Adesso chiederei al dottor Luca Manneschi, che è presidente della Commissione Cultura dell'ASI, di portarci i suoi saluti. Bene, buongiorno e ovviamente un grazie a tutti gli organizzatori per questo nostro coinvolgimento. Oggi siamo, io sono un po' in una duplice veste perché vi porto i saluti del dottor Alberto Scuro, il presidente dell'Automoto Club Storico Italiano per gli amici ASI, il quale, non avendo l'ubiquità, ha dovuto fare una scelta non di cuore. Ve lo dico sinceramente, che sarebbe molto più volentieri venuto qui con noi. L'ASI è una federazione di club, qui molti sono suoi soci, quindi lo sanno molto bene, ma per chi non lo conosce, che ha oltre 150.000 soci e tutti appassionati di veicoli storici, quindi che, veicoli che hanno dei motori, chiamiamoli, tradizionali. Fra questi club ce ne sono molti e due vanno obbligatoriamente ricordati, che sono fra l'altro fra i primi ad essersi associati all'ASI. Uno è il Club Moto d'Epoca Fiorentino, di cui anche io ho il grande piacere di farne parte, che non c'è bisogno oggi di elogiarlo perché l'elogio è lì davanti ben solido. L'altro è il CAMET, altro club storico, che ci ha portato due bei veicoli elettrici, e tutti i veicoli, moto e auto esposte qui, sono di produzione fiorentina o toscana, perché anche se la Toscana, escludendo la Piaggio, non ha mai superato il livello artigianale, però ha prodotto tante cose. E questi due modelli elettrici ci servono a far vedere una cosa, che nei veicoli a quattro ruote l'elettrico ha iniziato, è stato il primo a essere utilizzato, poi ha avuto un lungo sonno con qualche piccolo tentativo di risveglio, e questi sono due tentativi di risveglio, per poi esplodere assolutamente adesso. È chiaro che ASI, avendo appassionati questi tipi di veicoli, è molto sensibile a questa transizione. L'approccio di ASI a questa transizione si può riassumere in due punti. Uno, il fatto che noi vogliamo evitare nella maniera più assoluta che venga fuori una guerra di religione fra endotermici ed elettrici. L'altro che ci preme molto di più è quello di tutelare i nostri veicoli storici che sono dei beni culturali, ormai dimostrato e accettato anche dal Ministero omonimo. E questi veicoli non solo rappresentano questo, ma rappresentano anche un genio italiano, perché nel settore dell'automotive l'Italia è sempre stata all'avanguardia. Non bisogna confondere assolutamente veicoli storici con veicoli vecchi, perché sono due cose completamente diverse, in quanto i veicoli storici sono pochi, sono certificati, percorrono pochissimi chilometri in un anno e non sono certo i più indicati per andare a fare una giratina in centro. Quindi sono dei veicoli che praticamente non hanno un tasso significativo di inquinamento, e questo è stato dimostrato da studi che sono stati promossi da ASI ma fatti insieme al Ministero della Sanità. Però nonostante questo noi siamo estremamente interessati ai nuovi combustibili, quindi quelli che siano biologici o sintetici. Da un punto di vista della Commissione Cultura c'è un aspetto che in questo momento di frenesia totale, di fretta, mi preme un pochettino ricordare, cioè il fatto che la tecnologia, come la scienza e come la biologia, seguono determinate regole e hanno bisogno di determinati tempi.
se questi non si seguono possono essere più pericolose delle cose a cui cercano di dare un rimedio. Per farci entrare bene in testa questo concetto, ricordo che al primo anno di medicina ci dicevano sempre che i topi sono riusciti addirittura a volare quando si sono evoluti in pipistrelli. Ma se io prendo un topo, vado in cima a un campanile e lo lascio cadere, non ha il tempo di diventare un pipistrello, fa solamente una brutta fine. E mi sembra che manifestazioni come oggi siano quelle che ci portano a comprendere questo fatto, che noi dobbiamo avere un minimo di pazienza e di dare alla tecnologia e alla scienza la possibilità di lavorare in base ai loro tempi, alle loro modalità e ai loro tempi, perché solo così potremo avere un bel risultato. Buon convegno a tutti. Grazie, grazie. Allora, il primo intervento è dedicato a Barsanti e Matteucci e quindi inviterei la Presidente della Fondazione, la dottoressa Maria Luisa Beconcini. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie mille per averci invitato qui, per averci dato la possibilità di partecipare a questa manifestazione che direi decisamente molto molto importante e molto interessante. E vi porto i saluti della Fondazione Barsanti e Matteucci, di cui da un paio d'anni sono presidente, e che ha sede a Lucca e che fu istituita giusto 20 anni fa per promuovere l'attribuzione della priorità dell'invenzione del motore a scoppio a questi due scienziati di origine lucchese, quindi toscani. In effetti la Fondazione ha lavorato nei primi anni raccogliendo documenti e soprattutto presentandoli alla comunità internazionale per avere il riconoscimento di questa priorità, e c'è riuscita nel 2004, anno in cui nel Deutsche Museum di Monaco di Baviera fu esposta una targa in cui si affermava che appunto gli inventori del motore a scoppio erano Barsanti e Matteucci. Da allora in poi ancora la Fondazione ha lavorato per diffondere a livello anche nazionale, ma addirittura toscano, perché questi due scienziati rimangono ancora degli illustri sconosciuti. Poca gente li conosce. Quest'anno festeggiamo i 170 anni e abbiamo con grandi collaborazioni e quindi con il contributo di molte persone, di molti enti, siamo riusciti a dare visibilità a queste due persone, alla loro storia, e continueremo a farlo. Quindi la Fondazione è a sede a Lucca, ha un museo che invito tutti a visitare, è un museo molto piccolo in cui però ci sono 5 modelli dei motori di Barsanti e Matteucci, 4 dei quali in movimento. Non sono come quello che abbiamo appena visto, tutti speriamo che riuscirà a funzionare veramente come il motore di Barsanti e Matteucci. I nostri sono azionati ad aria compressa, però riproducono fedelmente il movimento e il funzionamento dei loro motori, dei loro progetti. E quindi sono degli oggetti interessanti che diciamo che catalizzano l'interesse anche dei bambini, perché noi ci dedichiamo particolarmente alle scuole, quindi agli studenti, fin da piccoli, fin dalle elementari, e vengono, osservano, fanno domande, hanno curiosità, e questo ci spinge a continuare nel nostro lavoro. Dicevo, 170 anni, li abbiamo celebrati con un convegno, li abbiamo celebrati con diversi incontri, fra cui l'altro giorno, proprio questa settimana, all'Accademia dei Giorgofili, qui a Firenze, là dove è stato depositato il primo documento, no, che attesta la priorità dell'invenzione di questi due inventori, e adesso concludiamo l'annata con questo evento e appunto voi state vedendo tutti sullo schermo il nostro artista
che è qui, che mi ha dato una mano e che è qui anche per presentarvi il libro a fumetti, eccolo là che ci saluta, il libro a fumetti che ha preparato, grazie David, che la Fondazione gli ha commissionato proprio per portare questo messaggio e per portare queste informazioni a livello dei più giovani, non solo dei bambini piccoli ma anche dei ragazzi, perché ora il linguaggio con cui ci si deve muovere se vogliamo comunicare, se vogliamo informare, è quello sono i linguaggi più moderni, quindi il fumetto fra questi. Questo volumetto, un volumettino, lo trovate in giro, fra l'altro Vigo mi ha aiutato in questa presentazione, però ora è a disposizione, se volete vi fa anche il disegnino come alcuni colleghi già ce l'hanno e la dedica se credete. Quindi non lo so, dove ti posizioni, là in fondo? Bene, e grazie ancora. E adesso io passerei a presentarvi, è adesso che presentiamo la storia di Barzanti e Matteucci, sì. E questo è un video che illustra la storia dei due inventori e della loro invenzione e che normalmente è proiettato nel nostro museo, quindi fa parte dell'allestimento del museo Barzanti e Matteucci, che è a Lucca, proprio un centro storico vicinissimo all'ingresso della Torre Guinigi, quell'alberata che molti conoscono e che quindi vi aspetta per una visita. Io vi ringrazio molto ancora e vi lascio la visione di questo filmato. Grazie. A cavallo del 1800 in Europa si assiste a una vera rivoluzione. Ad un sistema basato sull'agricoltura e l'artigianato si va affiancando la produzione industriale, che sfrutta l'energia del vapore per far svolgere alle macchine una parte del lavoro degli uomini e degli animali. A dare il vero impulso alla produzione industriale fu James Watt, che nel 1769 aveva brevettato il suo motore a vapore a condensazione esterna, più performante dei precedenti. Già all'inizio dell'Ottocento la macchina di Watt era molto utilizzata in Gran Bretagna. Presto servirà per creare i primi motori per i battelli e la locomotiva sostituirà rapidamente i cavalli. Intorno al 1777 lo scienziato italiano Alessandro Volta, l'inventore della pila, aveva costruito quella che fu poi chiamata pistola di Volta, un recipiente chiuso da un tappo all'interno del quale si inserisce una miscela di aria e idrogeno. Facendo scoccare una scintilla all'interno del recipiente si provoca l'esplosione del gas, ottenendo lo stesso effetto che si ha incendiando la polvere da sparo. Il tappo viene espulso violentemente. Di fatto era la prima esperienza di termodinamica. Ma la termodinamica non era ancora una scienza consolidata. Nel 1824 Sadi Carnot aveva scritto un trattato molto innovativo sulla potenza motrice del fuoco, che però era rimasto sconosciuto per molti anni a causa della sua morte prematura. Solo 25 anni più tardi Joule avrebbe enunciato il primo principio della termodinamica: il calore e il lavoro sono due forme equivalenti di energia. In definitiva, all'epoca di Eugenio Barzanti e Felice Matteucci, la rivoluzione innescata dalla macchina a vapore stimolava nuove ricerche e Volta, con la sua pistola, aveva fatto scoccare nella mente di Barzanti la scintilla per un'idea del tutto nuova di motore. I principi della termodinamica non erano ancora diffusi, perciò le ricerche dei due furono essenzialmente sperimentali. Niccolò Barzanti nacque a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel 1821. Cominciò a studiare nell'Istituto della Congregazione delle Scuole Pie. Fu un allievo brillante soprattutto nelle materie scientifiche, ma scoprì anche una vocazione religiosa. Così a 17 anni entrò a far parte dei Padri Scolopi, prendendo il nome di Eugenio. Si trasferì quindi a Firenze,
dove perfezionò la propria formazione e continuò le sue ricerche frequentando l'osservatorio ximeniano. Già all'età di 20 anni, Barzanti iniziò a insegnare matematica, fisica e filosofia nel collegio delle scuole Pie a Volterra. Fu qui che costruì un apparecchio che riproduceva la pistola di Volta per mostrarlo ai suoi studenti. Nel 1849 tornò a Firenze, dove incontrò l'ingegner Felice Matteucci, con il quale, verso la fine del 1851, instaurò una proficua collaborazione, sostenuta da una forte amicizia. Barzanti morì prematuramente nel 1864 vicino a Liegi, in Belgio. Le sue spoglie sono sepolte nella chiesa di Santa Croce a Firenze, accanto a quelle di altri grandi italiani. Felice Matteucci nacque a Lucca nel 1808, figlio di un avvocato, ministro del principe Baciocchi, e di una nobildonna. Fin da giovane mostrò grande impegno negli studi. Il padre, trasferitosi a Parigi come rappresentante del Granduca, lo iscrisse al Real Collegio Borbonico. Alla fine del 1825 Matteucci dovette rientrare in Italia, così completò i suoi studi in idraulica e meccanica a Firenze. A 27 anni progettò di bonificare il lago di Bientina. L'ipotesi fu presentata al governo granducale, ma la commissione la bocciò, con sua grande delusione. Però aveva avuto modo di incontrare e conoscere Barzanti. Per lui fu una svolta. Abbandonò l'idraulica e si dedicò alle ricerche nel campo della meccanica, arrivando a realizzare il primo motore a scoppio della storia. Le delusioni però sono molte, tanto da essere colpito da un esaurimento nervoso che lo porta fino alla morte, avvenuta nel 1887. Matteucci è sepolto a Campi Bisenzio, nella cappella della villa di famiglia. A partire dal 1843, Barzanti ripete molte volte l'esperienza con la pistola di Volta che si era costruito e, prima che fossero formulati i principi della termodinamica, comprende l'equivalenza fra l'energia termica prodotta e l'energia meccanica raccolta. Giorno dopo giorno matura l'idea di utilizzare l'esplosione di un miscuglio di gas per generare una forza capace di azionare una macchina a moto continuo, ottenendo prestazioni migliori di una macchina a vapore. Per realizzare questa idea geniale occorrevano però competenze di meccanica applicata che Barzanti non aveva. Fu così che nel 1851 iniziò a collaborare con Felice Matteucci. Nel 1853, dato che i loro esperimenti sono arrivati a un buon punto, i due inventori decidono di illustrare i risultati ottenuti in un testo scritto, che depositano all'Accademia dei Georgofili di Firenze in un plico sigillato, da divulgare soltanto in seguito su loro richiesta. Tutto questo ha lo scopo di proteggere le loro scoperte dall'utilizzo da parte di altri e di poter affermare successivamente la paternità dell'invenzione. Il plico sarà aperto 10 anni dopo, per sostenere che l'invenzione di Barzanti e Matteucci era arrivata prima di quella del motore Lenoir, che aveva suscitato un grande clamore. Il primo prototipo di motore fu costruito nel 1853. Funzionò soltanto in via sperimentale, senza applicazioni pratiche. Nel 1854 Barzanti e Matteucci ottennero la prima certificazione inglese, che riguardava un motore a 2 cilindri in controfase. E nel 1856 ne costruirono un esemplare che fu messo in funzione nelle officine della ferrovia Maria Antonia di Firenze. Nel 1857 ottennero il brevetto inglese per un motore con o senza stantuffo ausiliario. Nel 1858 fu costruito a Livorno, nella fonderia Calegari, un motore che avrebbe dovuto sviluppare una potenza di 20 cavalli da impiegare su un battello del lago di Como. Questo motore aveva soltanto un cilindro e 2 stantuffi contrapposti. Purtroppo non raggiunse la potenza sperata, così fu abbandonato. Sempre nel 1858 fu costruito dalla ditta Benini un altro motore, con 2 cilindri e stantuffi contrapposti. Barzanti e Matteucci stavolta ne furono soddisfatti.
Questo portò al conseguimento di brevetti in Piemonte, in Gran Bretagna, in Francia e in Belgio. Dopo il successo della presentazione del motore costruito dalla ditta Benini, per sfruttare meglio i loro progetti, fondarono la società anonima del nuovo motore Barzanti e Matteucci. Nel 1863 fu decisa la costruzione di un motore secondo il modello del brevetto inglese del 1857, cioè con pistone ausiliario e con la trasmissione del movimento a un volano. La costruzione fu affidata alla ditta Bauer di Milano. I lavori di montaggio furono seguiti soltanto da Barzanti perché Matteucci nel 1862 si era gravemente ammalato, tanto da dover rassegnare le dimissioni da direttore della società. Il successo ottenuto dal motore del 1863 e le molte richieste ricevute convinsero Barzanti e Matteucci a iniziare la produzione su larga scala dei motori di piccola potenza. Per la produzione in serie del motore fu scelta la società John Cockerill di Sering, vicino a Liegi, in Belgio. Nel marzo del 1864 Barzanti partì per il Belgio portando con sé questa macchina, che suscitò grande ammirazione. Purtroppo la costruzione in serie non fu iniziata perché Barzanti morì poco dopo il suo arrivo a soli 43 anni. Dopo la scomparsa del collega, Matteucci, con la collaborazione del tecnico Babacci, riprese gli studi sui possibili miglioramenti da apportare al motore. Ma nel 1867, all'Esposizione Universale di Parigi, i tedeschi Otto e Langen presentarono il loro motore a scoppio, che ottenne il primo premio. Nonostante che molti luminari del tempo sostenessero che il motore di Otto e Langen altro non fosse che una versione leggermente modificata di uno dei motori brevettati dagli italiani, Matteucci non riuscì mai a vedersi riconosciuta la paternità dell'invenzione. Fu solo nei primi anni 2000 che, grazie alle numerose iniziative promosse dalla Fondazione Barzanti e Matteucci e all'impegno dell'ingegner Pierluigi Lazzarini e del professor Giacomo Ricci, la priorità dell'invenzione fu attribuita ai due italiani. Nel 2004 al Museo delle Scienze di Monaco di Baviera fu posta una targa in cui si afferma che il primo motore a scoppio a combustione interna a tre tempi è stato inventato da Barzanti e Matteucci. Ed un modello del motore, realizzato e donato dalla Fondazione, è esposto nello stesso museo. Finalmente la priorità dell'invenzione è universalmente riconosciuta ai due illustri lucchesi. Ecco. Pensando al motore termico, ovviamente ad oggi grande interesse c'è sull'uso, sull'utilizzo, sul passato e sul presente e futuro dell'idrogeno, sul quale noi abbiamo esperienza, noi in Toscana intendo, e per avere una visione su questo inviterei i colleghi ingegneri Marco Ruggero ed Edoardo Rocca, di nuovo Pignone Becker Hughes, a farci una breve panoramica. Sì. No. Eccoci. Buongiorno a tutti, io sono Edoardo Rocca e lavoro, come detto dal professor Arnone, per Nuovo Pignone, e in particolare io seguo il progetto, il tema, il valore dell'identità che coinvolge anche il nostro archivio storico. Quindi ora partirò con un breve motivo per cui oggi voi sentite parlare di Nuovo Pignone o di Becker Hughes, quindi con questo branding. Becker Hughes è la grande azienda della quale oggi Nuovo Pignone fa parte, presente in 120 paesi con 55.000 dipendenti, l'anno scorso 21.2 miliardi di fatturato, ogni anno investiamo mezzo miliardo di dollari in ricerca e sviluppo, siamo chiaramente
quotati in borsa al Nasdaq, e una cosa che per noi è di grande vanto, facciamo grande attenzione alla sicurezza sia delle persone sia dell'ambientale, e quindi attraverso i nostri, e quindi teniamo il conto dei nostri HSE Perfect Days, che l'anno scorso sono stati in numero di 217. Ok, ora avvicinandoci al tema di oggi, che è quello delle transizioni. Il Pignone nasce, come molti di voi certamente sapranno, nel 1842 come fonderia fuori da Porta San Frediano, all'epoca comune di Legnaia. Ecco, 1842 vuole dire 20 anni prima della, circa 20 anni, poco per poco, 20 anni prima dell'Unità d'Italia, quindi una penisola molto, molto diversa da come la conosciamo oggi, e quindi anche un modo di lavorare molto diverso da come conosciamo oggi. Abbiamo visto prima nel video, per esempio, era un'economia molto rurale, sicuramente non industrializzata in quel periodo. Una breve carrellata, velocissimo, nel 1911 inizia la nostra produzione, progettazione e produzione di compressori, il primo viene venduto nel 1913, progettato da noi. Nel 1954 un momento di grande svolta, che è il momento del passaggio, della nascita, dell'alba del nuovo Pignone, quindi con la fine della società anonima. Nel 61 grandi investimenti nelle nostre strutture, quindi iniziamo con gli stabilimenti, iniziamo la costruzione e l'inaugurazione degli stabilimenti nelle altre sedi, in particolare Bari, Talamona, Vibo e Vibo Valentia. Nel 1994 l'era delle privatizzazioni fa sì che il nuovo Pignone passi dall'ENI alla General Electric. Nel 2006 inauguriamo il nostro primo Eye Center per il monitoraggio da remoto delle nostre macchine. Nel 2011 inauguriamo il cantiere di Avenza, dove vengono assemblati i grandi moduli industriali. Nel 2017 entriamo a fare parte della grande famiglia di Baker Hughes, e oggi è chiaramente quello che la descrizione che è stata fatta poco fa. Ora, transizioni. Bene, siamo nel 1842 e la nostra società nasce sulle rive dell'Arno. Che tipo di produzione era? Era una produzione di fonderia. Fonderia inizialmente, sapete, il Pignone nasce da un produttore di cappelli di paglia che, secondo le fonti che abbiamo potuto rintracciare in archivio, si faceva arrivare queste forme dalla Scozia, quindi immaginatevi come poteva funzionare il trasporto di queste forme. Ed è così che inizia a chiedersi come mai farmi arrivare le forme da un'altra parte e non farmele in casa. Ed è così che inizia la lunga storia del Pignone, che io taglierò e farò molto breve, perché altrimenti sarebbe un po' noiosa forse per voi. Però ci si lancia subito su quelle che sono le richieste del mercato, quindi si fa attenzione a che cosa la popolazione ha bisogno, quindi aumento demografico, produzione di macchine agricole per aumentare la produzione, aumentare il cibo. Nel frattempo, grande visione a 360 gradi, siamo a Firenze. A Firenze in quegli anni giravano, come abbiamo visto prima, Barsanti e Matteucci, che evidentemente conobbero il Benini fondatore o il Benini figlio, e fu così che ebbe inizio una collaborazione che portò alla fusione dei pezzi del primo motore Barsanti e Matteucci. La nostra produzione in quel momento trattava anche di tombini, ornamenti per case, palazzi, edifici. Tra l'altro, quello che vedete in foto è un palazzo a Città del Messico. Le fusioni artistiche sono state, i disegni delle fusioni sono realizzati da Coppedetto, qui c'è una mostra in archivio di Stato, e la fusione è stata poi materialmente realizzata dal vecchio Pignone.
si prosegue quindi con la produzione, sempre più avvicinandosi alla meccanica, anche grazie all'avvicinamento con il motore Barsanti Matteucci, e grande attenzione anche alla formazione. Questo si può dire da sempre, perché crescendo la fabbrica cresceva anche il bisogno di nuove competenze. E poi chiaramente la produzione riguardava anche i famosi lampioni del Pignone, che ancora oggi possiamo trovare girando per la città, e non solo su Firenze. Ora, focus un attimo sul motore. La foto del motore la conoscete tutti quanti, è una lastra di vetro presente nel nostro archivio. L'altra, forse meno conosciuta, è una lastra di vetro che non è altro che la fotografia in lastra di vetro della nota di debito del motore Barsanti Matteucci, datata 9 giugno 1853, quindi vediamo che è costato circa 236 lire. Di fatto quello che vedete elencato non sono altro che tutti i pezzi e, diciamo, la rendicontazione del lavoro svolto dai Benini. Proseguendo, oggi si parla moltissimo di idrogeno. Anche qui vi dicevo, i nostri compressori 1911, in realtà la produzione inizia già nel 1898 attraverso una licenza da un'azienda tedesca. 1898 per noi è un anno importante, perché entra uno dei primi ingegneri dell'azienda, transizione, anche qui si passa da un'azienda a trazione familiare, quindi la famiglia proprietaria guida l'azienda, a un'azienda a trazione manageriale. È così che vedete sullo sfondo l'ingegner Raffaello Bianchi. Ingegner Raffaello Bianchi è uno dei nostri primi ingegneri, sicuramente il primo compressorista, è colui che ha progettato il primo compressore del Pignone, e a fine carriera nel 1941 decide di scrivere una storia sui primi 100 anni dell'azienda. Storia inedita. Quindi questo testo non lo trovate da nessuna parte, si tratta di un testo comunque di un centinaio di pagine, in cui descrive i primi compressori di gas della società anonima Pignone. Nel 1915, questa è stata la scelta di questa slide, anche qui una lastra di vetro, viene progettato e prodotto il primo compressore di idrogeno, che nelle parole del Bianchi, diciamo, i compressori costruiti dal Pignone prima del 21 non oltrepassano la portata di 350 metri cubi orari di gas aspirato, né la pressione finale di 250 atmosfere, e non ebbero più di 5 stadi di compressione. Questo, breve carrellata anche sul Bianchi. 1922, 100 anni fa, quindi anche qui stiamo parlando di storia vera, l'azienda si trasferisce dal Lungarno al quartiere di Rifredi, dove si trova ancora oggi. Perché avviene questo? Perché la produzione non era legata solamente alla fabbrica sul Lungarno, ma era diffusa per tutta la città. Quindi c'era bisogno di riunire la produzione in un unico luogo. Nel 1938 avviene anche il definitivo trasferimento della fonderia nello stabilimento di Rifredi. E transizioni, anche qui siamo nel 1922, quindi continua la produzione della fonderia, continua e migliora la produzione dei nostri compressori. Chiaramente avviene anche c'è anche un momento di produzione bellica in termini di elmetti, proiettili e canne per fucili. Continuiamo con le fusioni, forse il momento di più grande sviluppo per la fonderia in termini di fusioni ornamentali. Nel frattempo arriva anche l'automobile, quindi iniziamo a realizzare anche le colonnine, quelle che oggi chiamiamo banalmente le pompe di benzina. Anche qui 1922, grandi investimenti sullo stabilimento, e alla fine ricordiamo il testo del Bianchi di prima, no? Nel 1915 al 1921
compressori piccoli, poco potenti. Quello che vedete in basso a destra rappresenta il primo record mondiale del Pignone, con un compressore per la Nera Montoro da 8000 metri cubi di... Ok, lasciamo perdere il dato tecnico, non sono un tecnico. Nuovo Pignone, 1954, rivoluzioni, anche qui altra transizione, si passa da un'azienda che fallisce il passaggio della riconversione industriale, ma comunque da lavoro a 2000 persone solamente a Firenze, intervento della neonata Eni di Mattei e quindi ecco, nasce un nuovo Pignone che sposta la sua produzione tutta sul settore dell'energia. Ed ecco quindi che, per tornare all'idrogeno, 1962 arriva il primo compressore di idrogeno del nuovo Pignone, inizia la produzione e la progettazione, lo studio, la ricerca e sviluppo sui compressori centrifughi. Addirittura nel 78 i compressori vengono utilizzati, abbiamo una grande commessa per il nucleare in Eurodif, che quindi segna un grande passaggio anche dal punto degli standard di qualità, delle certificazioni per la nostra azienda. Negli anni 80 comincia l'assemblaggio dei grandi moduli, di grandi moduli industriali. Quello che vedete è il secondo. Negli anni 80 bisogna segnalare anche la costruzione e la progettazione, la costruzione delle nostre prime turbine interamente, le cosiddette PGT, e l'inizio di quello che è uno dei più grandi mercati di cui soprattutto oggi si sente parlare, che è l'inizio, l'alba dell'LNG. Quindi transizioni, in 5 minuti ho cercato di parlarvi di una storia lunga 180 anni, e ora invece sul presente lascio la parola a qualcuno che è sicuramente più pronto di me per farlo, che è Marco Ruggero. Buongiorno a tutti, sono Marco Ruggero, lavoro nella parte di ricerca e sviluppo di Baker Hughes Nuovo Pignone, qui a Firenze, da ormai 23 anni, ieri. Come abbiamo visto dalla storia di questa realtà toscana, fiorentina, c'è sempre stata grande capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato o cogliere le opportunità o le necessità che il territorio e il paese mostrava. Quindi adesso vorrei partire facendovi riflettere un attimo su quelli che secondo noi sono i sei elementi per cercare di ridurre l'impronta di anidride carbonica dell'industria, ma non solo dell'industria, anche del comparto poi alla fine residenziale, se vogliamo, in alcuni modi. Il primo, ovviamente, no, è il motivo chiave dell'incontro di oggi, è l'idrogeno. L'idrogeno può essere uno dei vettori energetici del futuro, e ovviamente la molecola è H2, come vedete non c'è un C, quindi vuol dire che bruciandolo non si produce anidride carbonica, quindi questo, diciamo, riduce di per sé le emissioni. Sicuramente lo stoccaggio energetico, perché come alcuni o tutti forse sanno, le rinnovabili, molte di loro, sono cosiddette intermittenti, ovvero quando ci sono, bello, accendo la luce e la vedo, altrimenti di notte io accendo la luce ma il pannello fotovoltaico non fa niente. Quindi se io non sono in grado in qualche modo di raccogliere questa energia e accumularla con determinati dispositivi, in realtà mi perdo gran parte dell'energia che è disponibile durante la giornata o durante eventi atmosferici. Sicuramente uno degli elementi fondamentali, no, è quello che richiama un adagio abbastanza famoso per chi lavora nel campo dell'energia, ovvero l'energia più pulita è quella che non consumiamo. Quindi efficientare tutto ciò che ci circonda, no, da quello che abbiamo in casa ai processi industriali, è sicuramente una delle strade maestre per ridurre l'intensità di anidride carbonica nell'industria e nel residenziale.
Un altro elemento che è caro al territorio toscano sicuramente è la geotermia, geotermia sia per il residenziale sia geotermia profonda per il comparto industriale, quindi per estrarre quantità di energia maggiori sicuramente di quello che è la necessità dei distretti residenziali. Un altro elemento fondamentale è sicuramente non avendo la possibilità in tutto il mondo nello stesso modo di adoperare il cambiamento sull'energia che utilizziamo, e quindi considerando che in gran parte del mondo continueranno a utilizzare combustibili fossili, uno dei modi per ridurre l'impatto in atmosfera di anidride carbonica è operare la famosa cattura e stoccaggio della anidride carbonica stessa. Un altro elemento fondamentale è secondo noi il gas naturale e il gas naturale liquefatto. Perché? Uno dice ok, perfetto, dentro il metano c'è la famosa molecola C, cioè il famoso atomo C, quindi continueremo a mettere CO2. Però dovremmo ragionare anche sul fatto, per esempio in Europa, non lontano da noi, per esempio in Polonia, l'80% dell'energia elettrica che viene consumata viene prodotta da centrali a carbone. E convertire tutto ciò che funziona a carbone non solo nella generazione di energia ma anche in altri comparti, come viene detto, a alta intensità di carbonio, come per esempio le acciaierie, comporterebbe una più che abbattimento del 50% delle emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi questa è sicuramente una delle strade che porterebbe a una riduzione e a metterci bene in carreggiata verso lo scenario che ci porterebbe a ridurre l'aumento, a contenere l'aumento di temperatura all'interno di 1,5 gradi. Questa è un po' complessa, ma pensavo di fare cosa gradita cercando di darvi una visione di quella che secondo noi è la filiera dell'idrogeno nel futuro. Ovviamente l'ho divisa in tre parti, la produzione, da qualche parte l'idrogeno lo dovrò fare. È rarissimo fare un foro nel terreno e tirar fuori idrogeno. L'idrogeno nella sua forma pura è veramente raro, non si trova quasi mai. E quindi ho diversi metodi di farlo. Posso usare, qualcuno di voi l'avrà sicuramente sentito dire, energia rinnovabile, elettrica rinnovabile per produrlo tramite elettrolisi dell'acqua. Posso usare quel processo che viene chiamato steam methane reforming, quindi usare metano e vapore a alta temperatura per decomporre in idrogeno e anidride carbonica, che posso decidere di catturare o meno, e questo dà un colore della qualcosa parlerò dopo all'idrogeno, oppure posso usare un altro processo che viene chiamato pirolisi, ovvero un processo a alta temperatura in cui l'alta temperatura dissocia il carbone dall'idrogeno e produce carbon black, quindi polvere di carbone e idrogeno gassoso. Ovviamente il polvere di carbone posso fare una bella buchetta nel terreno e metterlo dentro, oppure utilizzarlo in delle tanti prodotti che ci girano intorno tutti i giorni, per esempio pneumatici, le guaine isolanti dei cavi e quant'altro. Ovviamente poi dopo deve essere trasportato, non, se lo produco poi dopo ci devo fare qualcosa, per farci qualcosa lo devo portare dove lo voglio utilizzare. Il trasporto può essere fatto in tanti modi, quello che è visto come il metodo di transizione è mescolarlo inizialmente al gas naturale in percentuali ridotte, perché comunque l'idrogeno è un gas molto diverso dal gas naturale e quindi anche il suo utilizzo, la sua combustione poi dopo risulta molto diversa. Mentre gli apparecchi che sono a valle del trasporto per ora non verranno cambiati, quindi bisogna stare attenti che rimanga compatibile questa miscela con ciò che si trova a valle. Però è in questo momento contemplato a livello europeo di sviluppare delle condotte di idrogeno, dedicate all'idrogeno. Può essere fatto trasporto su gomma, in gassoso, può essere fatto trasporto in liquido, quindi a temperature di 20 Kelvin o meno 253 gradi, centigradi, per chi è amante di questa unità di misura, che è un po' freddino, se vi rendete conto, insomma, è un po' freddo. E può essere trasportato quindi poi via nave o comunque in altre modalità. Può essere integrato all'interno di quelle che vengono chiamati
liquid hydrogen organic carriers, ovvero sono dei composti organici complessi che contengono a loro volta idrogeno, che poi tramite stimolazione, può essere termica, pressione di altro tipo, liberano l'idrogeno, no, rendendolo disponibile per l'utilizzo. Un altro modo per trasportare l'idrogeno è trasformarlo in ammoniaca, che è un prodotto che usiamo normalmente, per esempio, nei fertilizzanti, o in metanolo. Un altro modo ancora è usare dei processi di sintesi per creare gas naturale sintetico, metano sintetico, scusate. Quindi poi dopo io passo alla parte di utilizzo. L'utilizzo, ovviamente, l'utilizzatore può essere di diverso tipo, può essere industriale, quindi ci faccio energia tramite turbine, tramite motori, tramite celle a combustibile, ci posso fare energia elettrica e calore per i distretti residenziali, posso usarlo nella mobilità, quindi ha un utilizzo versatile. Perché? Perché è un combustibile, una volta che io riesco a dominarne le proprietà, come il gas naturale sotto questo punto di vista. Cosa stiamo facendo, Baker Hughes, nuova opinione, a riguardo, no, di questa rivoluzione dell'idrogeno? In realtà abbiamo già un po' di esperienza, abbiamo molti compressori che già funzionano e marciano elaborando gas ricchi di idrogeno. Il primo compressore di idrogeno mi risulta, e mi potrebbe aiutare in memoria storica Michele Stangarone, risale ai primi anni 60, il primo compressore a idrogeno, perché comunque l'idrogeno è un sottoprodotto abbastanza comune nei processi di raffineria. Quindi noi, avendo lavorato nel passato molto nel campo dell'oil and gas, quindi il petrolio e il gas, avevamo molto a che fare con queste situazioni. Abbiamo esperienza con turbine a gas che bruciano idrogeno fino al 100%. Qui bisognerebbe, magari ne parlerò tra qualche momento, di discriminare, no, tra i vari modi in cui si può utilizzare l'idrogeno in turbina a gas, però mi piace dire, per esempio, che la prima turbina al 100% idrogeno è stata da noi installata nel 2009 ed è nell'impianto di Fusina, era nell'impianto di Fusina, mi risulta ci sia ancora, però credo l'impianto sia stato chiuso per motivi economici del gestore. Ovviamente, no, come faceva notare il collega Edoardo, abbiamo più di 100 anni di esperienza nella gestione dell'idrogeno, quindi ci riteniamo oramai, non dico esperti, ma sappiamo qualcosa a riguardo di questo gas. Gli altri elementi li ho già menzionati. Alcuni elementi per farvi capire come ci stiamo muovendo in questo momento. Stiamo lavorando con SNAM per installare turbine compatibili con il idrogeno, miscele idrogeno gas naturale, ma parlerò più diffusamente tra un attimo di questa cosa. Non so se nessuno di voi, se qualcuno di voi abbia sentito parlare dell'iniziativa NEOM, no, nel Medio Oriente. Si tratta di un grande impianto di produzione di idrogeno verde, per i quali stiamo fornendo la tecnologia di compressione, tecnologia avanzata di compressione basata su compressori centrifugi di nuova generazione. Stiamo anche fornendo turbine a gas sulla nostra piattaforma Nova LT per degli impianti in Canada che produrranno o bruceranno, in questo caso, idrogeno blu. Abbiate pazienza, i colori poi dopo ci arriveremo dopo, cosa vogliono dire, tramite un nostro partner, Air Products. Stiamo sempre lavorando con un'università e un nostro cliente nel Medio Oriente per provare tecnologie innovative nel campo dell'elettrolisi dell'idrogeno. Quindi quello che voglio significare in questa slide è che sicuramente, ed è uno dei motivi, no, che si sente molto spesso dire parlando della transizione energetica, la collaborazione nel campo della trasformazione del modo in cui utilizziamo l'energia è fondamentale. Da soli non riusciamo a portare con successo in fondo la trasformazione,
e abbiamo bisogno di partner internazionali che insieme a noi fanno un percorso per implementare queste tecnologie. Parlavo prima, no, di la collaborazione che abbiamo avuto sul territorio italiano con SNAM e Behews per testare a Firenze e poi installare la prima turbina al mondo che lavora su una rete di distribuzione di gas naturale con una miscela fino al 10% di idrogeno. Ora, ovviamente vi chiederete, 10% di idrogeno non è niente, però ancora vi ricordo, no, che vi ho già menzionato il fatto che idrogeno e gas naturale sono due elementi molto diversi. Per fare un parallelo, no, visto che qui ci sono tanti amanti dei motori a scoppio, pensate, no, al gasolio e alla benzina. E se li mettete nello stesso motore ed è progettato per funzionare con uno dei due, non sempre otterrete un buon risultato. Quindi il concepire o riutilizzare tecnologia esistente senza modifiche sostanziali, in maniera tale che si possano utilizzare contemporaneamente questi due combustibili, è un passo notevole, tanto più che lo si fa rispettando i limiti di emissione della normativa vigente. Quindi anche questo è un punto importante, cioè è un'installazione che deve rispettare comunque i limiti di legge di emissione di ossidi di azoto, e questa macchina lo fa. Quindi sotto questo punto di vista siamo pronti a fornire le macchine per la rete di distribuzione del gas naturale del futuro, che conterrà una certa percentuale di idrogeno, no, per diminuire l'intensità di carbonio dell'utilizzo finale. Un altro dei punti fondamentali è realizzare, no, che il mondo è grande, tanti hanno idee meravigliose, magari migliori della nostra, o hanno sviluppato idee fino a farle diventare tecnologie, ed è importante fare collaborazioni con loro, e quindi o acquisizioni strategiche o investimenti nel campo dell'idrogeno. Prima ho parlato di pirolisi, abbiamo investito in un'azienda che si chiama Icona e che appunto ha una tecnologia proprietaria per la produzione di idrogeno turchese, poi abbiate pazienza, tra un attimo ci arrivo. Sul territorio toscano stiamo investendo su un'altra azienda che produce tecnologie innovative per l'elettrolisi dell'acqua, quindi per produzione di idrogeno tramite elettrolisi. Stiamo collaborando con il Prodox, se l'avete visto nella slide precedente, per fornire tecnologie sia per la produzione che per l'utilizzo di idrogeno. E comunque anche nella piattaforma di investimento, cercare come sfruttare, no, il problema dell'idrogeno fondamentale in questo momento è che non esiste un vero mercato dell'idrogeno, ovvero è confinato a chi finora lo utilizzava. Quindi anche il stimolare il mercato, fare in modo che la domanda esista, non solo perché vogliamo essere dei bravi cittadini del mondo e quindi ci interessa abbattere l'intensità di CO2, ma anche perché il mercato, quindi da un punto di vista economico, questo utilizzo è facilitato, è importante, e anche in questo ci stiamo cercando di impegnare. Vi promettevo, no, di parlarvi del colore dell'idrogeno, perché tutte le volte, no, magari si sente parlare di idrogeno verde, turchese, blu, giallo, cos'è questo? È Arlecchino che arriva e ci parla di qualcosa. Allora, giusto, no, una carrellata. L'idrogeno verde è considerato idrogeno prodotto per elettrolisi dell'acqua utilizzando energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili. Questa è la definizione di idrogeno verde, anche se in realtà a livello di Unione Europea c'è molto dibattito su cosa deve essere effettivamente considerato idrogeno verde di OCG, perché è in questo momento non normato, e potrebbe sembrare una cosa curiosa, ma effettivamente c'è molta discussione e c'è bisogno di normativa a riguardo. Prima di parlare di idrogeno blu vorrei parlare in realtà dell'idrogeno marrone, nero e grigio, ovvero partendo da fonti fossili, carbone, gas naturale, con processi termochimici si può appunto produrre anidride carbonica e idrogeno. Nel caso io l'anidride carbonica non la catturi, quindi la liberi in atmosfera, se parto da un gas, quindi da gas naturale, si parla di idrogeno grigio, se parto da carbone
si parla di idrogeno marrone o nero. Nel caso io invece metta in atto una cattura della CO2, quindi io la prenda, non la liberi in atmosfera e poi dopo o la sequestri in sottosuolo o la renda disponibile per altri processi industriali, si parla di idrogeno blu. Ed è in realtà questo visto, almeno questa è la mia personale opinione, visto come quella che potrebbe essere la scintilla di idrogeno blu per far partire davvero l'economia dell'idrogeno, perché è quello che è più facile da realizzare. Il gas naturale esiste ancora in grande quantità, ci sono tanti pozzi petroliferi esausti che potrebbero raccogliere grandi quantità di anidride carbonica e quindi no, è uno dei modi per poter accelerare la creazione di questa economia di idrogeno. L'idrogeno turchese che vi ho nominato prima è l'idrogeno generato a partire da gas naturale, metano, per pirolisi, quindi si ha alla fine del processo carbone in forma solida e idrogeno. E poi ci sono altri colori un po' meno usati, un po' più curiosi, soprattutto in Italia, vedo rosa, è fatto sempre per elettrolisi, ma con energia elettrica da fonti nucleari, quindi in Italia diciamo, non è molto indicato, non abbiamo deciso nel passato di non avere a che fare con l'energia nucleare. L'idrogeno giallo è un idrogeno che ha un'intensità di anidride carbonica un po' più basso, ma dipende molto dall'energia elettrica che utilizzo dalla rete, quindi dal mix che io mi trovo di energia a fonte fossile e rinnovabili all'interno della mia rete. E quello bianco è quello che si trova in naturale o da in forma naturale raro o da come sottoprodotto di alcuni processi industriali. Ultima cosa, molto importante, visto no, che c'è l'Università di Firenze a sponsorizzare questo evento, parlare di formazione. L'idrogeno e il mercato dell'idrogeno porteranno alla creazione di nuove tecnologie. Nuove tecnologie vuol dire la richiesta di nuove competenze. Le nuove competenze si possono formare sia, come ci piace dire a noi industriali, on the job, quindi no, uno mentre lavora impara a fare cose nuove, ma sicuramente tutte queste nuove competenze dovranno essere trasferite ai giovani tecnologi, mi verrebbe a dire ingegneri perché sono ingegnere, ma non è detto che sia così, perché in realtà avremo bisogno di chimici, elettrochimici e di tante altre figure che in questo momento magari l'industria meccanica non vede, che si spostano quindi dalla parte di fronte di ricerca, quindi maturità molto bassa, tecnologia, idee, fino ai corsi di laurea, per fare in modo no, che queste competenze poi dopo siano disponibili per l'industria, ma soprattutto per la società, no? Per fare in modo che effettivamente questa transizione possa essere efficace a partire no, da chi la deve attuare, davvero, ovvero noi. Grazie. Grazie per questa interessante presentazione. Quindi a questo punto abbiamo visto all'inizio, prima di iniziare, il prototipo, il primo motore a combustione interna, e ora chiediamo al collega professor Giovanni Ferrara, che è docente di motore a combustione interna, di tirare un po' le conclusioni su dove andremo. Grazie Andrea. Dunque, intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, è davvero un piacere vedere questa sala piena. E ovviamente mi fa piacere che si sia qui anche per parlare ovviamente della storia del motore e anche magari del futuro del motore. E tant'è vero che il titolo che ho dato è Se c'è un futuro, quindi ovviamente è un titolo un po' provocatorio. D'altra parte è noto per molti di noi che insomma c'è anche un po' di ansia, soprattutto per i più, diciamo, per i meno giovani e più appassionati e amanti di questo oggetto. Parto subito da una cosa, cioè perché c'è l'ansia? L'ansia c'è perché la Comunità Europea ha approvato un pacchetto di misure che prevedono che dal 2035 in poi ci sia lo stop alla vendita di auto
che emettano CO2 allo scarico, questa è l'indicazione. E quindi le soluzioni tecnicamente compatibili sembrano essere la propulsione elettrica o la propulsione a idrogeno, e quindi eccoci qua subito a parlare di idrogeno, proprio di quell'idrogeno con cui hanno avviato il proprio motore Barzanti e Matteucci 170 anni fa. Quindi in un certo senso uno potrebbe dire avete messo 150 anni a vedere riconosciuta la vostra invenzione, però insomma sarete contenti di sapere che stiamo proprio tornando all'uso dell'idrogeno. La verità è che quella indicazione della Comunità Europea, che peraltro poi ha avuto alcuni già aggiustamenti, per Barzanti e Matteucci in realtà si traduce nel fatto che il motore possiamo mandarlo a casa, perché sostanzialmente si dice, o almeno mandarlo a casa per le automobili, perché sostanzialmente si dice che non è più possibile utilizzare il motore come lo stiamo immaginando ora. Ovviamente la domanda è anche in cosa si potrebbe tradurre per me, perché come il collega Arnone ha detto, io mi occupo di motori a combustione interna, insegno motori a combustione interna, e quindi la cosa più ovvia che tutti mi chiedono è: ma te che fai? Vai in pensione anticipata? Mi consolo col fatto che ci sarà un grande cantiere per il ponte di Messina da andare a visitare, però insomma, a parte questo, qualche problemino me lo sto ponendo ovviamente. E soprattutto, diciamo, ci chiediamo quindi il futuro del motore termico. C'è un futuro? Quindi direi la risposta è no. Con questo, grazie per l'attenzione, spero di essere stato nei tempi, perché diciamo... Vabbè. Ma ripartiamo dall'origine, quindi questo seme toscano di 170 anni fa, che vorrei far presente che insomma da lì poi si è diramato, ha germogliato su tantissimi terreni in tutto il mondo e soprattutto su tantissimi settori, perché altro primo elemento per cui forse non vado in pensione anticipata è che il motore a combustione interna non si usa solo sulle automobili, ma si usa su tantissime applicazioni e spesso non ci facciamo nemmeno caso. E qui ne ho riportate qualcuna, ovviamente per aria poco, devo dire nel passato, come Andrea ben sa, insomma aveva un peso molto importante, ma oramai ha un peso veramente irrisorio solo per piccoli velivoli. Però insomma diciamo le applicazioni sicuramente ground, insomma per terra, sia per la mobilità sia per macchine movimento terra, macchine agricole, insomma, e poi soprattutto in mare. Dubito fortemente che delle grandi navi si possano muovere con motori elettrici e soprattutto con batterie che permettano di fare una traversata transoceanica, ad esempio. Quindi, insomma, diciamo, il problema è sicuramente rilevante, non si può concludere certo da qui al 2035, che è domani. Quindi questo è il primo aspetto. Ma soprattutto dico, facciamo un passo indietro, perché qui parliamo di CO2, problema della CO2 equivalente, ed è importante andare a vedere, ma sostanzialmente nel mondo, come la stiamo generando questa CO2? Perché faccio presente che noi dobbiamo essere grati alla CO2, perché grazie ad essa noi, il nostro pianeta ha uno schermo che ci permette di fare un po' di effetto serra, che è importante, perché se non ci fosse il nostro pianeta non sarebbe a questa temperatura, sarebbe sotto zero, non ci sarebbe vita. Quindi la CO2 nella sua storia ha avuto sicuramente la sua importanza. La cosa grave è che negli ultimi 150 anni siamo passati da introdurre 4 miliardi di tonnellate anno a circa 50 miliardi di tonnellate anno. Questo è stato l'impatto dell'uomo, che ha portato la concentrazione da 260 a 280 a 420 parti per milione che abbiamo oggi in atmosfera. Quindi c'è un impatto dell'uomo, e soprattutto il grafico fa vedere quanto a livello mondiale è da attribuire ai vari settori. E in particolare si vede come al settore dei trasporti a livello globale è da imputare circa l'11%, che non è assolutamente poco. Di questo la parte della Comunità Europea è responsabile dell'8%,
quindi l'8% dell'11%, e di cui l'Italia pesa per l'11% di quell'8%. Quindi sostanzialmente e le emissioni delle auto pesano il 21% di quell'11%. Se facciamo i percenti e li moltiplichiamo, il totale è che siamo allo 0,1% del totale con le nostre automobili italiane. Voi direte 0,1% è poca roba. No, non è poca roba. Non è poca roba perché dobbiamo considerare che chiaramente è un contributo e che quel piccolo contributo che noi diamo con le nostre auto, noi ne abbiamo circa 40 milioni, è un contributo rispetto al 1,2 miliardi di auto che abbiamo nel mondo. Bene, quindi soprattutto il tema è che è necessario affrontare il problema a 360 gradi, quindi non fermarsi. Oggi si sente tantissimo parlare di CO2 emessa dalle automobili. Quello che vorrei che fosse chiaro è che non dobbiamo solo concentrarci su quello, e questo sembra voler essere a dire ma perché attaccate le automobili, ci sono cose molto più rilevanti. No, ci sono anche le automobili, ma non solo quelle, e sicuramente il tema va affrontato in maniera globale, anche perché quello che vi ho fatto vedere è a livello ovviamente mondiale. A livello sempre mondiale, la CO2 emessa per paese ha ovviamente, diciamo, non è ovviamente distribuita in maniera equa, ma la Cina la fa da padrona. E tant'è vero che vedete che le emissioni, gran parte delle emissioni di CO2 sono fatte dalla Cina, poi dagli Stati Uniti, poi dalla Comunità Europea, India e poi a scendere. È rilevante, però è rilevante anche pensare che si sta parlando di un paese di 1,5 miliardi, Cina e India insieme sono quasi 3 miliardi di persone, mentre gli Stati Uniti, che sono al secondo posto, sono 350 milioni di persone. Noi europei siamo circa 700 milioni di persone. Cioè, quello che è molto rilevante è guardare il grafico di destra, dove vedete invece la CO2 emessa a persona all'anno. E lì si vede che gli Stati Uniti la fanno da padrona. E guardate, qualche anno fa lo facevano ancora di più. In realtà, come vedete, la Cina non è così lontana, è oramai allineata, anzi ha superato la Comunità Europea. Cosa significa questo? Che c'è un trend che ci deve preoccupare ancora di più, perché i paesi più numerosi stanno crescendo nella CO2 emessa a persona, e quindi ovviamente in questo grafico è destinata la differenza ad aumentare, soprattutto se non facciamo niente, soprattutto se non ci mettiamo d'accordo tra paesi per rivedere la modalità con cui utilizziamo l'energia e soprattutto con cui la andiamo, diciamo, ci approvvigioniamo dalle fonti di energia. Insomma, capite che questo tema della CO2 equivalente è davvero molto rilevante. Perché parliamo così insistentemente di CO2, come ha fatto anche Marco prima? Cioè, tutti siamo concentrati su questa CO2, ma è chiaro, vero, qual è il problema? Il problema è quello a cui accennavo, cioè che rispetto al naturale diciamo equilibrio termico della Terra, per cui ovviamente entra del calore per radiazione dal Sole sulla superficie terrestre ed è, diciamo, lo strato dell'atmosfera è permeabile a questo, la quantità che noi riemettiamo a più bassa temperatura, questi grafici sono messi accanto solo per chi li vuole acchiappare, però sostanzialmente, diciamo, il Sole emette su queste lunghezze d'onda, quando riemettiamo a livello della temperatura della Terra, riemettiamo su queste altre lunghezze d'onda. Questo cosa vuol dire? Che il filtro che viene fatto dallo strato di CO2 permette l'ingresso ma non permette l'uscita, esattamente come fanno i vetri di una serra. E questo, finché è l'equilibrio naturale, è quello che per milioni di anni ha permesso al pianeta Terra di essere un pianeta dove si può vivere. Quello che stiamo facendo noi è incrementare ulteriormente questo schermo e quindi far aumentare la temperatura media terrestre, che negli ultimi 100-150 anni è cresciuta di un grado e che, se continuiamo così, cresce di altro mezzo grado nei prossimi 20-30 anni. Direte, un grado e mezzo, non vorrà dire che si starà un pochino più leggeri, ma invece vi accorgete di cosa sta succedendo già con gli eventi più recenti, dall'Emilia Romagna a Campi Bisenzio,
Bene? Quindi ce ne sono stati anche che ci hanno toccato da vicino. Il problema è veramente grave e va stimolata la comunicazione su questo, perché è davvero importante. Beh, perché il motore termico è sotto accusa in tutto questo? Torniamo a noi. Beh, è sotto accusa perché tipicamente usiamo benzina. Ora faccio l'esempio della benzina, potrebbe essere il gasolio. E attenzione, è un fatto chimico. Se io brucio un litro di benzina, produco 2,13 kg O2. Bene, non è che ci vogliono dei pareri, succede questo. Poi cosa succede? Che se con quel litro di benzina io uso un'automobile e gli faccio fare 10 km, farà 10 km al litro, e quindi quei 2,3 kg di CO2 li spalmiamo sui 10 km che ha percorso. Ed ecco quel parametro che oggi vediamo spesso indicato, i grammi di CO2 a chilometro, 230 grammi di CO2 a chilometro. È chiaro che se invece che 10 ne faccio 20, di chilometri al litro, la CO2 a chilometro sarà minore. Beh, questo diciamo è interessante, e posso ridurre la CO2 a chilometro? Certo che posso. Come faccio a limitarla? Per prima cosa, se proprio questo litro di benzina lo devo usare, e poi vediamo, siamo in una fase di transizione energetica e parleremo di come non usarlo, ma se proprio lo devo usare, sicuramente devo incrementare i chilometri che faccio con questo litro di benzina, così diminuisco la CO2 a chilometro emessa. E questo come lo faccio? Beh, lo dovrei fare limitando la massa e la resistenza del veicolo che uso, ed ovviamente aumentando l'efficienza del motore, che converte quel litro di benzina in energia meccanica per muovere l'auto. Quindi c'è da lavorare sia sul veicolo che sul motore. Beh, allora, diciamo, l'altra cosa che possiamo fare è spalmare questa CO2 su più utenti. E questo, attenzione, è qualcosa che tutti noi possiamo fare. Muoversi con un'automobile da soli vuol dire muovere 1500 kg di automobile per spostare 70 kg di essere umano. Non so se mi spiego, dal punto di vista energetico noi consumiamo energia per muovere il contenitore, non per muovere il contenuto. Questo deve essere assolutamente chiaro. Quindi lavorare su massa, resistenza del veicolo, aumentare l'efficienza, questo benissimo, e anche lì possiamo dare il nostro contributo, perché muoversi, permettetemi, con un Cayenne dentro la città, insomma, non è certo limitare la massa, bene, ma possiamo fare anche di muoversi, ovviamente, se muoviamo quei 1500 kg di auto, che fanno magari 100 grammi di CO2 a chilometro, è chiaro che però lo fanno per una persona, sono 150 grammi di CO2 a chilometro a persona, ma se ne mettiamo 4 abbiamo già ridotto a un quarto le emissioni, a un quarto. E non ve lo dico, ho una certa ambizione di poter migliorare i motori a combustione interna, ma di moltiplicare per 4 la loro efficienza non ho nessuna ambizione di poterlo fare, è impossibile. Questo invece basta le nostre abitudini. Beh, ovvio, non è che io vi dico di fare questo, va bene? Però è chiaro che un po' di attenzione la potremmo mettere. E poi chiaramente c'è il tema che ha già citato anche Marco Ruggero, beh, la migliore efficienza energetica è quella di non usare l'energia. E quindi sostanzialmente anche su questo possiamo dare un forte contributo. Il Covid, tra le buone poche cose che ci ha insegnato, è anche quella che possiamo a volte anche fare a meno di spostarci. Quindi questo sicuramente è da tenere in considerazione. Ma e quindi con l'idrogeno risolviamo il problema? Beh, guardate, l'idrogeno, come è già stato citato, è un combustibile carbon free, non ha carbonio dentro, quindi è chiaro che se lo bruciamo produce H2O come risultato. Porca miseria, non solo, così posso anche fare rifornimento, diciamo, per il ferro da stiro, ma non proprio per bere a caldo, però insomma capite che l'idea è molto attrattivo, ovviamente. Tra l'altro ha un alto potere calorifico per unità di massa, circa 3 volte quello del metano, quindi anche da questo punto di vista è positivo. Beh, è sfruttabile nei motori a combustione interna? Sì. Vi potevo mettere 10 slide per farvi vedere pregi e difetti dell'uso dell'idrogeno sul motore a combustione interna, ha anche diversi pregi, però ovviamente ha anche alcuni aspetti che vanno approfonditi, vanno studiati, però sostanzialmente si può usare nel motore a combustione interna, salvo il fatto che le sue caratteristiche di essere estremamente leggero fanno sì che a pressione e temperatura ambiente sia estremamente poco denso. E quindi, se è vero che ha 3 volte
il potere calorifico, quindi l'energia che avrebbe un equivalente chilo di metano, è vero che purtroppo però dal punto di vista volumetrico no, è tre volte meno capace di fare energia del metano e quindi è necessario sostanzialmente comprimerlo. E di nuovo Marco Ruggero prima vi ha fatto già presente quanto le tecnologie di sviluppo dell'idrogeno passino attraverso lo stoccaggio ad alta pressione. Quindi sì, diciamo, con l'idrogeno risolviamo il problema? Beh, certo, occorre dare piena soluzione a una serie di criticità, le emissioni di NOx, che comunque sono in qualche maniera traguardabili, lo stoccaggio, di fatto un'auto o un mezzo di trasporto a idrogeno deve portarsi idrogeno a circa almeno 700 bar di pressione per avere una buona quantità di energia a bordo. E poi la pericolosità non, insomma, molti temono, non è che avere il metano a 200-250 bar sotto il sedere sia molto diverso dall'avere l'idrogeno a 700, è una questione di tecnologia, è una questione poi di creare le normative, come qualcuno di voi penserà, ma anche avere la batteria dell'auto non è così sicuro come abbiamo visto in certi casi. Guardate, non bisogna essere faziosi, ogni problema tecnico si può affrontare da ingegneri e ovviamente sul tema dei rischi si può limitare al massimo i rischi non si possono mai annullare. Detto questo, poi c'è un problema di compatibilità dei materiali, certo, ma anche su questo, ripeto, è tecnologia, ci si può lavorare. Quindi, in sostanza, l'idrogeno nei motori si può fare. Bene? Quindi diciamo potremmo salvare il motore a combustione interna perché lo mandiamo a idrogeno. Mi pare, insomma, già un messaggio interessante. Beh, è salvo quindi il motore. Beh, il vero problema, che prima è stato solo un attimo accennato, è che l'idrogeno non è una fonte energetica, ma è un vettore energetico. E tra l'altro questo è vero anche per l'energia elettrica, di cui parliamo continuamente, non è una fonte energetica, non ci sono i giacimenti, come giustamente ha detto prima Marco, di idrogeno o di energia elettrica, non ci sono, possiamo scavare quanto vogliamo, oddio, di idrogeno qualcosina appena appena, ma insomma, diciamo, sostanzialmente non ci sono. Quindi occorre ricavarlo attraverso la conversione da una fonte energetica primaria. E allora torno a quella delibera. Praticamente stiamo dicendo che la soluzione è o la propulsione a idrogeno, e qui vi ho riportato un'auto a cella combustibile, in cui di fatto è un'auto elettrica, in cui però l'energia a bordo la porto sotto forma di idrogeno compresso, l'idrogeno lo ritrasformo in energia elettrica, con l'energia elettrica muovo il motore elettrico e così muovo l'auto. Quindi di fatto l'idrogeno insieme alla cella combustibile è la forma di accumulo di energia elettrica al posto della batteria. Però la cosa buffa è che queste soluzioni tecnicamente compatibili si basano non su fonti energetiche ma su vettori energetiche, entrambe. Cioè il problema alla base è la fonte energetica, non il vettore. Vettore energetico, bene, può essere utile, può essere, però dobbiamo risalire alla fonte. E allora ragioniamoci un attimo su, molto rapidamente, se io ho una certa energia sotto forma di energia elettrica, bene, qui guardate questo, concentratevi insomma su alcuni elementi, 100 kWh di energia elettrica, per diciamo fare idrogeno, Marco prima ha fatto presente che una delle forme a cui si vuole tendere è farla per elettrolisi, bene, se la faccio per elettrolisi, poi lo comprimo, poi quindi lo accumulo, poi con una cella a combustibile lo ritrasformo, alla fine di 100 ho ottenuto 32. Se addirittura volessi passare dall'idrogeno liquido, quindi faccio la liquefazione, a meno 250 gradi, alla fine mi ritrovo 22, cioè da 100 a 22. Questo vuol dire che parto da 100 di energia elettrica e per essere passato, quindi avevo un vettore energetico che era l'energia elettrica, per riportare a energia elettrica di nuovo ho perso il 70-80% dell'energia. Diciamo, di nuovo, viene da chiedersi come uso un vettore da un altro vettore ma ancora non sono alla fonte energetica. Beh, allora come ottengo l'energia elettrica? Questo è il modo in cui ottengo l'energia elettrica, in particolare
la CO2 che emetto per ogni kilowattora elettrico che produco a seconda della fonte energetica che uso. E la fonte energetica può essere il carbone, può essere il petrolio, può essere il gas naturale, oppure possono essere il fotovoltaico, può essere il biogas, ovviamente l'eolico, oppure l'energia idraulica, oppure l'energia nucleare. E a seconda della fonte che uso, oggi questo è quello che produco come CO2, grammi di CO2, per ogni kilowattora elettrico che ottengo. Vuol dire che se io di fatto utilizzo un kilowattora di energia elettrica, nelle vostre case voi bruciate circa, termine che fa capire da dove forse si parte, però se voi utilizzate, l'energia elettrica che utilizzate è ordine di grandezza 7, 8, 10 kilowattora al giorno. Quindi se utilizzate 10 kWh che sono stati prodotti da carbone, per ognuno di essi è stato immesso nell'ambiente in qualche parte del mondo, che da quel carbone ha prodotto quel kWh, 1,1 kg di CO2. Beh, guardate, di fatto quindi conta come ogni paese produce l'energia elettrica. E qui vedete proprio, la Polonia è stata nominata proprio prima da Marco, perché ha detto, fa tanta energia elettrica dal carbone, infatti il suo kilowattora produce un sacco di CO2 per ogni unità di energia che fa. Molto diverso è quello che fa la Norvegia, l'Islanda non è nemmeno riportata, se non sbaglio qui, è tutta rinnovabile, di fatto non dovrebbe immettere CO2 in ambiente. Vedete che l'Italia sta qui, con circa qui segnati 390 grammi di CO2 per ogni kilowattora che produce, questo è un riferimento di letteratura, in realtà oggi dovremmo essere attorno ai 300 grammi di CO2 per ogni kilowattora, più o meno allineato alla media europea, cioè in Europa se si usa il kilowattora elettrico, ogni kilowattora fa sì che immettiamo in ambiente 300 grammi di CO2. Questo è il punto. E vedete che in realtà, diciamo, in Cina siamo al doppio. Bene? Quindi questo teniamolo presente, perché in India siamo ancora più su. E quindi se i 3 miliardi di persone della Cina e dell'India usano i kilowattora, oggi per ogni kilowattora immettono il doppio dei grammi di CO2 che immettiamo noi. Non è che gliene voglio fare una colpa, però è bene che si tenga bene in considerazione. Beh, facciamo quindi un esempio. Se io prendo la 500 elettrica, che ha un consumo medio di circa 15 kWh ogni 100 km, perché siamo abituati a parlare di litri di benzina per 100 km, qui bisogna parlare di kWh per 100 km, beh, due calcoletti semplici semplici. I 15 kWh, se vado a 300 grammi di CO2 a kWh, sono 4,5 kg di CO2. Quindi vuol dire che in quei 100 km ha consumato 4,5 kg, quindi 45 grammi di CO2 a chilometro. Ma scusate, ma non avevamo detto che erano a emissioni zero le auto elettriche? Quindi c'è qualcosa che non torna. Beh, guardate, la situazione potrebbe essere ancora peggiore. Ve lo anticipo, vi sto creando tutti i dubbi più incredibili sull'auto elettrica, ma dopo un pochino ve li tolgo, lo premetto. Però non mi piace quando ci sono gli slogan emissioni zero. Bene, bisogna parlare, almeno distinguere quali tipi di emissioni. Tossiche, vero, assolutamente. Lì, locali, tossiche, zero. Emissioni clima alteranti, non zero, per quello che abbiamo visto. Però sono comunque poche, perché 45 grammi di CO2 a chilometro quasi nessuna auto con motore termico lo riesce a fare. Un ottimissimo ibrido si può avvicinare, quindi comunque è rilevante. Ma peccato che c'è anche un altro aspetto, che costruire e dismettere un'auto elettrica costa in CO2 più di un'auto termica. Quindi la cosa sensata sarebbe guardare il ciclo di vita. E quindi si vede cosa? Guardate, non vi voglio far perdere su queste righe, però qui si vede il chilometraggio dell'auto e le tonnellate di CO2 che emette lungo tutta la sua vita. Quindi quando è a vita zero, un'auto termica ha emesso comunque minori quantità di CO2 rispetto a un'auto elettrica. Chiaro che l'auto elettrica, se è in un paese dove i kilowattora elettrici producono poca CO2, durante la sua vita aggiunge poco, quasi niente. Se invece è in un paese tipo la Polonia,
dove il kilowattora poi che uso per l'auto elettrica emette tanto, è chiaro, per trovare il pareggio con l'auto termica bisogna arrivare oltre 200.000 km. E questo tra l'altro ci deve far riflettere, perché oggi l'uso di un'auto elettrica è sensato nei paesi in cui il pareggio si ottiene prima della morte dell'auto. In Italia 40 milioni di auto fanno 10.000 km all'anno, vuol dire che in 10 anni fanno 100.000 km e spesso dopo 10 anni consideriamo che la macchina sia quasi da buttare via. 100.000 km, un'auto ne potrebbe fare almeno 3 volte tanto. Però è chiaro, 3 volte tanto, 30 anni? Bene, l'abbiamo già iscritta ASI. Quindi non è... Però poi se la usiamo tutti i giorni non è quella visione che si era detto. Vabbè. Quindi capite che il problema è rilevante, soprattutto perché ci fa capire che se oggi noi facciamo bacchetta magica e trasformiamo tutte le auto del mondo in auto elettriche, aumentiamo il danno al pianeta, perché non è vero che in questo momento conviene per il pianeta. In questo momento, ma noi stiamo parlando di transizione energetica. Qual è la strada? La strada è quella che vedete tracciata qui, è negli ultimi praticamente 120 anni, e vedete che l'uso del carbone è andato via via sempre più basso. Questo è complessivamente il petrolio, e la cosa interessante è che le rinnovabili, che praticamente erano quasi a zero, negli ultimi 20 anni invece sono cresciute. Faccio, diciamo, uno zoom di questa cosa mettendovi un altro grafico che fa vedere dal 92 a quasi il 2000, e soprattutto fa vedere cosa? Questa, diciamo, questo elemento qui, queste sono le rinnovabili a livello mondiale, non italiano. A livello italiano noi produciamo energia per quasi il 40% da fonte rinnovabile. In Islanda siamo al 100%, in altri paesi siamo comunque a livelli molto alti, in Polonia abbiamo detto di no. Però a livello globale, perché tanto il problema è globale, bene? Vorrei che fosse chiaro, La CO2 non conosce confini, la immetto qui e fa i danni in Cina, ed è vero il viceversa ovviamente. Però a livello globale siamo tipo attorno al 10%, cioè ancora è molto scarso l'impatto delle rinnovabili. E quindi la domanda è, come si fa? Noi dobbiamo incrementare l'impatto delle energie rinnovabili, la transizione energetica è questo. Aumentare l'impatto delle energie rinnovabili. Beh, come facciamo? Facciamo male, perché hanno un piccolo problemino le energie rinnovabili, come già anche di nuovo ha accennato Marco, sono incostanti e prevedibili, ma non molto prevedibili. Perché non molto? Perché sono prevedibili sulla base delle previsioni meteorologiche. Ora, di nuovo, chi viene da campi sa che queste previsioni meteorologiche non sono proprio così... diciamo accurate, si fa si fa del nostro meglio nel mondo scientifico tecnico, quindi purtroppo è sempre più difficile proprio per questo incremento di temperatura del globo, cioè ce ne rendiamo conto, guardate che i modelli previsionali migliorano di anno in anno, e se ancora oggi a distanza di 2 ore non siamo in grado di essere così predittivi, è perché mentre noi miglioriamo, il livello di incostanza aumenta più di quanto noi siamo in grado di prevederne l'incostanza. Quindi è un problema assolutamente importante. Ma è chiaro che se io dimensiono il sistema per andare 100% rinnovabile, oggi è bella la giornata, 2 giorni fa, cioè a novembre in una giornata buia, è chiaro che tutti quegli impianti che mi fanno energia elettrica il 15 d'agosto ne faranno 3, 4, 5 volte più di quella che mi serve. E che ci faccio? Eccolo il senso dell'idrogeno. L'idrogeno non ha senso produrlo, ovviamente in una fase transitoria sì, ma a regime l'idrogeno non dovrà... Oggi, vi dico anche questo, l'idrogeno che trovate sul mercato oggi è prodotto da rinnovabili per qualche punto percentuale, il resto è prodotto da fonti fossili. Quindi, come secondo me non deve sentirsi totalmente pulito uno che gira con un'auto elettrica, nemmeno uno che gira con un'auto a idrogeno, perché l'idrogeno oggi non è verde, non è assolutamente verde, ma in prospettiva deve essere tutto verde, come l'energia elettrica deve essere tutta verde. E però per farlo, è questo il problema, come faccio a gestire questi flussi
di energia in eccesso o di energia mancante. Lo vedete anche sul vostro pannello fotovoltaico di casa, se ce l'avete, che di giorno producete tantissimo e siete via, tutto spento, non c'è nessuno in casa, la sera siete in casa, accendete il forno così, ma non c'è energia elettrica prodotta dal pannello fotovoltaico. E allora lì usate una batteria. Ho capito, ma fare le batterie a livello di città, di regione, di nazione o di mondo non è possibile. Quindi bisogna immagazzinare l'idrogeno in un'altra maniera, immagazzinare l'energia elettrica in un'altra maniera. L'altra maniera, una delle più interessanti, è proprio l'idrogeno. Quindi quando ho un eccesso di produzione, la immagazzino in stoccaggi di idrogeno e quando mi serve riuso l'idrogeno o in maniera diretta, bruciandolo, oppure per produrre energia elettrica attraverso celle a combustibile. Perché in quella iniziale immagine dove si vedeva tutta la CO2 prodotta su tutti i settori, guardate che anche solo il riscaldamento comporta produzione di CO2, tantissima. Quindi un domani potremmo scaldarci a idrogeno prodotto da una turbina eolica che ha lavorato in un momento in cui non mi serviva. Questo è il tema. Allora, e il ruolo del motore termico nella transizione energetica? Guardate, c'è una cosa. Bisogna dirlo, parliamo di 170 anni, di commemorazione dei 170 anni, vuol dire, e questo chi lavora nel campo dell'industria lo sa, uno dei valori più grandi di una tecnologia è quanto è consolidata, il motore è consolidato, quindi ha una storia di 170 anni che lo rende estremamente competitivo come costi, come oramai indotto, quindi prima di dire lo cancello ci penserei veramente seriamente, anche perché il problema non è il motore, è il combustibile, come abbiamo capito. Quindi, se io effettivamente posso usare soluzioni che si chiamano idrogeno, ammoniaca, che è un vettore dell'idrogeno, se vogliamo, i biocombustibili e soprattutto i combustibili sintetici, guardate che uno degli elementi chiave nello sviluppo soprattutto del mondo aeronautico e del mondo marino è avere dei combustibili che nascano dalla cattura della CO2 dell'ambiente per ricomporsi con l'idrogeno, quindi cattura della CO2, idrogeno prodotto da fonte rinnovabile e si può chimicamente creare un combustibile sintetico esattamente equivalente a quelli che conosciamo che permette di alimentare le navi, gli aerei e una volta che si sviluppa la filiera per questi settori molto energivori e che non hanno alternativa, non possono andare a batterie, è chiaro che l'automobile potrebbe beneficiarne. Io non ve lo dico subito, non vedo il futuro dell'automobile, soprattutto cittadina, a idrogeno direttamente, perché non ha senso. Io vedo il futuro delle nostre città completamente elettrificato, quello sì. Però per tanti altri impieghi, comunque anche trasporti, camion o automobili per il rappresentante che fa 40-50 mila chilometri l'anno non li potrà fare in elettrico, ma li potrebbe fare con un motore a combustione interna alimentato da un combustibile sintetico. Oggi mi si dice, ma costa tanto. Certo che costa tanto, è una filiera tutta da sviluppare industrialmente, quindi per forza costa tanto. L'idrogeno oggi costa tanto, siamo all'ordine dei 4, 5, 8 euro a chilo di idrogeno rispetto a 1 euro della benzina, non 2, 1, perché guardiamo il costo all'utente, non guardiamo le accise, perché poi le accise tra l'altro tra poco ve le metteranno sull'energia elettrica se davvero si sviluppa molto il mondo dell'elettrico, quindi teniamolo presente. Quindi diciamo, siamo alla conclusione, la transizione energetica sicuramente richiede una cosa, l'innovazione, cioè le soluzioni che in genere vengono, diciamo, abbiamo bisogno di soluzioni della scienza, che sono spesso soluzioni che richiedono un grosso sforzo e che per la verità quindi richiedono un percorso assolutamente articolato, complesso, però giusto. Mentre le soluzioni, diciamo, un po' così, fatte un po' di intuito, di solito non portano davvero sulla strada giusta. Ultima cosa, riguardo al mio pensionamento anticipato, perché penso che poteste essere preoccupati e quindi vi voglio rassicurare.
Beh, guardate, questo sono io e questa è una moto di 30 anni, quest'anno fa 30 anni la Ducati 916, che è oggetto del genio italiano, mi permetto di dire proprio del genio italiano, e che ovviamente avendo superato i 20 io mi sto coccolando come mezzo storico e quindi insomma diciamo, allora avete capito che io penso di non andare in pensione anticipata. Però se anche dovessi andare in pensione anticipata non è un problema, continuerò a coccolare la mia Ducati 916. Grazie, grazie. Grazie, grazie a Giovanni per questa stimolante presentazione. Ovviamente c'è ampio spazio se avete domande, curiosità o altro. Marco e i colleghi, se volete anche voi appoggiarvi di qua, siamo qua per rispondere. Avanti. Elettrica da come viene fatta, cioè il nodo centrale di tutta questa discussione è questo, secondo me, no? O si può andare a idrogeno, si può andare, però il nodo è come produrre energia elettrica in modo pulito. Assolutamente, ecco, sì, e infatti diciamo io potete immaginare che ho un certo affetto per il motore a combustione interna, insomma ci ho basato la mia vita, però sono dell'idea che non si debba essere assolutamente faziosi o cercare di frenare così lo sviluppo. La transizione energetica è fondamentale e ci porterà, ci deve portare, non so se davvero entro il 2050, di solito nessuno mai riesce a rispettare le scadenze anche nelle imprese, quindi figuriamoci, però ci deve portare in questa direzione, per la quale poi diventa tutto sensato. Diventa sensato l'impiego dell'idrogeno, diventa assolutamente sensato anche l'uso dell'auto elettrica. E io non sono contrario anche a usarla già oggi, perché intanto perché comunque i benefici ci sono e ci possono essere già oggi, dipendentemente da dove ovviamente viviamo, onestamente parlando. Poi è chiaro, c'è anche il caso singolo che ha la sua villettina con i suoi pannelli fotovoltaici, è ancora più giustificato, si autoproduce l'energia elettrica da fonte rinnovabile e la mette nell'automobile, ha fatto una bella cosa. Però diciamo il problema si risolve ovviamente molto più a lungo termine. E indubbiamente l'auto, soprattutto per gli impieghi cittadini dove c'è anche un problema di emissioni tossiche, non lo dimentichiamo, la soluzione elettrica è decisamente troppo più conveniente. Certo, ora poi mi chiedo, però certo non nella modalità in cui a volte si sta cercando di farla passare oggi, cioè che tutti sostituiscano la propria macchina con una macchina termica. La soluzione diventa nel momento in cui l'auto uno non l'acquista più, deve usare i mezzi condivisi, deve usare i mezzi quindi diciamo pubblici, deve poter utilizzare la tecnologia, deve servire a questo, deve poter uscire di casa e semplicemente perché avvicina il suo cellulare a un oggetto lo sblocca, ci monta sopra, sia un monopattino, una bicicletta o qualsiasi altra cosa, arriva alla tranvia, con la tranvia arriva alla stazione prende il treno e con il treno va in un'altra città. Ora, l'Italia in particolare è un paese difficilissimo e quindi c'è miliardi di paesini sperduti, ma deve diventare facile e conveniente arrivare in una città e prendere a noleggio un'auto termica, ibrida, aggiungo, perché non abbiamo toccato si poteva toccare tutto il tema dell'ibrido, però con cui può raggiungere anche il posto sperduto ovviamente, ma lì userà un combustibile sintetico, molto semplice, tutto semplice. Io vedo una volta e c'era tutte le moto, anche delle moto, i cinquantini, 125 massimo arrivavano alle 500, anche le macchine avevano una cilindrata ridotta. Come mai non si ritorna a migliorare il motore termico
con peso, potenza, anche con il limitare il peso del mezzo, e mi ha detto per portare 70 kg una persona ci vuole. Io vedo portano 70 kg con macchine a 2000-3000. Se noi intanto in questo periodo di transizione, e poi verranno scoperti, per l'amor di Dio, e tutto, si limitasse a sfruttare un maggior rendimento, perché lo sa lei, il motore termico è il 25% del bilancio termico, no? E trovare un peso più leggero, un motore più piccolo, però migliorato. Si può fare questo? La vedo sì. E poi c'è un discorso. Questo quando riguarda il discorso del pianeta, il pianeta non è più sostenibile per 10 miliardi di persone. Anche qui andrà rivalutato, rifatto anche un discorso, perché poi dopo il CO2 si produce anche noi esseri. Voglio, il discorso è complesso, bisogna. Poi ci saranno gli interessi, ora per questo non lo so. Comunque io ringrazio, scusate se ho detto anche che io sia. No, no, assolutamente, anzi, forse Paolo. Paolo, volevi subito intervenire? No. No, molto rapidamente. Sì, ovviamente sposo completamente quello che dici. Il problema è poi cosa fanno, quali sono le abitudini, quali sono le richieste che si fanno sul mercato. No, no, lo so, però lei sta dicendo delle cose corrette. Ho capito, però purtroppo le case poi producono ciò che vendono. E quindi c'è questo piccolo dettaglio. D'altra parte, io diciamo... Faccio per fare un esempio, ho detto che le macchine dovrebbero essere piccole e poco ingombranti, ma il mezzo che si è diffuso ad esempio in Italia è il SUV, bene, quindi, che non risponde esattamente a questo. Quindi una cosa è cosa sarebbe logico fare, come sarebbe logico muoversi in più persone su una stessa veicolo, però poi è quello che riusciamo a fare o che vogliamo fare. Per questo io ho detto tutto quello che ho detto. Cioè bisogna cominciare a lavorare su noi stessi come prima cosa. Prego. Giovanni, bellissima presentazione, complimenti. Soprattutto apprezzato che hai fatto notare che c'è l'idrogeno cattivo e c'è anche la CO2 buona da un'altra parte, quindi non bisogna rifugiarsi troppo nelle categorie. A questo proposito, appunto, tu hai parlato di fuels giustamente, ma non hai accennato ai biofuels invece. Volevo sapere se è perché non ci credi, perché rimarranno comunque una cosa di nicchia oppure... Premesso che nella penultima slide c'era nell'elenco anche i combustibili, i biocombustibili, ho detto semplicemente che certo le soluzioni saranno anche l'idrogeno, l'ammoniaca, biofuel, e poi ho concluso con gli fuel, i combustibili sintetici. Non ci credo, ci credo perché sono essenziali, assolutamente. Come al solito, quello a cui credo è che non esisterà una soluzione, esiste un insieme di soluzioni al problema che si declinerà a seconda del posto del mondo in cui siamo, quindi di come possiamo approvvigionare l'energia in quel posto, di come la riusciamo a trasportare, ed è chiaro che ci sono posti del mondo dove si possono fare anche attività di produzione di combustibili bio, quindi che in qualche modo purtroppo possono andare in contrapposizione con la produzione del cibo, e quindi è questo un po' il tema. Io non credo che via biofuel si possa fare la massa intera o anche solo una frazione molto elevata di quello che ci serve come energia. Questo è il punto. Volevo aggiungere una cosa sulla parte dei biofuel. Per esempio c'è una particolare categoria di biocombustibili che vengono chiamati hydrogenated vegetable oils, oli vegetali idrogenati, che vengono recuperati da oli anche alimentari esausti, che stanno per esempio avendo molta rilevanza nell'ambito della generazione di potenza. Ci sono diverse stazioni di turbine a gas di media taglia, intorno ai 25 MW, in Svezia, che sono state riconvertite da combustibile liquido normale, quindi nafta, a HVO. E questo anche genera delle emissioni molto inferiori rispetto a utilizzare gasolio. Quindi è una strada percorribile. Ovviamente, anche come diceva Giovanni, non è che o ci mettiamo tutti a friggere di continuo,
pure non è che ci troviamo tutto quell'olio esausto da trasformare in HVO e utilizzarlo, però è ancora una volta, è un tema effettivamente non abbiamo citato molto, cercare di integrare all'interno anche della nostra società la circolarità, quindi utilizzo qualcosa invece di, come facevo ieri, buttarlo via, capire se ho un utilizzo diverso che ne posso fare e con quale processo posso rimetterlo all'interno della catena del valore per sfruttare ancora qualcosa che mi può dare. Questo è importante. E ancora si torna al concetto di l'energia che non uso è quella, no, più pulita. E non produco altro combustibile, uso ciò che ho già. Quello è sempre il problema di capire quale coltura io utilizzo per produrre determinati tipi di olio, perché quelli potrebbero avere anche delle destinazioni diverse da quelle energetiche, potrebbero essere in conflitto e dare, no, in realtà essere utilizzabili per usi alimentari. Quindi lì si genera un conflitto. Ma sta a noi decidere come, no, risolverlo questo conflitto poi di fatto. Fondamentale è quello. Sì, io ho una domanda sullo stoccaggio di CO2. È stato parlato di utilizzare giacimenti esausti e volevo sapere come viene quantificato il rischio di rilascio incontrollato, perché questi giacimenti hanno contenuto metano, gas per ere geologiche, però poi sono stati manipolati dall'uomo, sono stati trivellati, fratturati, quindi c'è effettivamente il rischio che vengano grosse quantità di CO2 che uno va a accumulare sottoterra, poi un giorno escano fuori in maniera incontrollata? Il rischio, come diceva Giovanni, non è mai zero in nessuna applicazione, anche quando usciamo di casa c'è il rischio che ci caschi un vaso da fiori in testa, poco, piccolo questo rischio esiste. I giacimenti in questo momento esausti sono sigillati con delle tecnologie, delle tecniche e monitorati, quindi negli anni in cui sono stati chiusi non hanno dato nessuna fuga. Ovviamente per la conformazione di questi bacini sono adatti, quindi non permeabili ai gas verso gli altri strati. Esiste tutta una branca della petrofisica che studia e simula il comportamento dei vari strati geologici e di come queste sacche all'interno, no, dei vari strati si comportano, sia non solo in modalità statica, ma anche sotto l'azione di forze esterne, terremoti, movimenti delle varie faglie, delle placche. Per cui anche lì è una cosa che non facciamo o non vorremmo fare in maniera completamente cieca, ma supportati da studi, ancora, no, la scienza al meglio che possiamo utilizzare, trovare quali sono i giacimenti esausti o ci sono anche altri tipi di proposte, in maniera tale che lo stoccaggio sia sicuro e monitorabile per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Cosa vuol dire sufficientemente lungo? In modo tale da non avere effetti dannosi sulla atmosfera e sul terreno circostante. Ma lì l'unica cosa che possiamo fare è rispondere con la scienza. Ovviamente, no, il primo pensiero può essere: io lo ributto dentro e ci metto un tappo, però a volte la bottiglia di birra, quando ci metto un tappo di sughero, a volte salta il tappo di sughero. Non si tratta di affrontarla in questo modo, ma cercare di vincere, no, il primo impatto, che può essere quello della preoccupazione, con lo studio, con competenze che tra l'altro purtroppo noi in questo pannello non abbiamo, per quanto, no, ci siano diverse decine d'anni di studio, e quindi andare a studiare da un punto geofisico il comportamento del territorio poi alla fine. Buongiorno. Premesso che io ho lavorato 37 anni al Pignone, conosco la forza di questa società e lo sforzo che si è fatto per migliorare tutte le situazioni di inquinamento, di forza, potenza e così via. Io vorrei fare una sollecitazione all'università, che va un po' in controtendenza con quello che è stato detto, che il motore termico dobbiamo salvaguardarlo e crederci ancora.
La sollecitazione è questa: ho notato in questi 37 anni di lavoro che qualche volta la società ha scartato delle idee, chiamiamole visionarie, no? Tipo quelle di Nikola Tesla, per esempio, oppure altre sulla famosa fusione fredda che fa sorridere. Ecco, durante questi 37 anni io mi sono imbattuto insieme all'ingegnere Compianto, ingegner Bianchi, in una situazione dove una persona, tra l'altro di Colle Valdelsa, aveva inventato quasi casualmente la produzione di energia attraverso una macchina, peraltro da me fotografata e vista funzionare, che attraverso una barretta di nickel, non capivo bene come succedesse, ma c'era una trasformazione atomica all'interno e decadeva questa barretta di nickel producendo energia a quanto sembra più che pulita, perché alla fine il risultato di questa situazione era un materiale che era radioattivo per 15 minuti e che era un decadimento di nickel a roba sottostante nella tabella di Mendeleev. Io direi l'università dovrebbe anche farsi queste domande, perché Nikola Tesla, che tra l'altro c'è uno stand qui molto interessante, aveva delle idee forse visionarie, forse sbagliate, forse pazze, però andrebbe un attimino riconsiderato, perché alla fine produce energia senza nulla. Grazie. Posso dare una risposta, visto che vengo dal mondo dell'università? Diciamo che di invenzioni che vengono passate ai media come rivoluzionarie, purtroppo ne vediamo molte, ma il percorso serio è uno solo, quello di, quando c'è una scoperta scientifica, metterla a disposizione della comunità scientifica e farne la valutazione di quella scoperta per vedere se è consistente. Dopodiché si vede che è consistente e comincia ad essere un seme su cui si lavora a livello internazionale scientifico. Quando si sentono, lo dico questo con anche un po' di risentimento, perché troppo spesso l'inventore che ritiene con certezza di aver trovato la soluzione a un problema la va a raccontare a un giornalista e il giornalista fa lo scoop, e ne abbiamo visti tanti, con cui poi comincia a esserci il pensiero che è il cartello dei grandi produttori che non vogliono avere una soluzione perché non è assolutamente quella che conviene all'economia dei grandi del mondo. Io non ci credo a questa dietrologia. Se uno ha un'idea seria, le cose sono due: o è davvero molto sicuro e per sicurezza la brevetta e poi la mette a disposizione, e nelle database dei brevetti ce ne sono miliardi di idee brevettate e che non hanno avuto un seguito, semplicemente perché, diciamo, teoricamente uno può brevettare anche una cosa e poi non funziona. Seconda cosa, la mette in, appunto, o la brevetta o comunque la mette a disposizione del mondo scientifico per verificare se è davvero serio. Quindi io comunque personalmente ho incontrato tante volte persone, una la settimana scorsa, che è venuta a dirmi una sua idea, secondo me anche molto interessante, molto valida, molto però a mio modo di vedere non rivoluzionava niente. Bene, quindi questo faccio per dare una risposta a lei, ma anche una risposta a chi pensa sempre che ogni tanto viene fuori chi ha il motore ad acqua, quello che ha trovato il meccanismo che moltiplica la leva e permette di e tipicamente, oppure quello che intelligentemente, ma io metto una turbina eolica sulla macchina così mi produce l'energia elettrica e poi uso per la macchina, cioè queste cose sono all'ordine del giorno. Ora non escludo, magari quella era davvero di valore, ma allora quella persona doveva andare all'università, al CNR, dove voleva, e sottoporla a persone che hanno le competenze per analizzarla fino in fondo. Volevo aggiungere una cosa. Sì. Poi, saluto Sandro, con cui ho lavorato in questi anni al Pignone. E parte del mio lavoro è girare per le università del mondo e cercare di capire cos'è che viene fatto di, come dicono gli inglesi, excellent science, quindi no, scienza eccellente, ricerca eccellente. E le ho girate un po' tutte, quasi insomma, in Australia, in Canada, quindi in America, sono andato un po' da tante parti, e devo dire che le università stesse sono veramente colme di persone che hanno idee rivoluzionarie, che prendono idee da reami diversi, da campi diversi della scienza,
e con il famoso lampo di genio le mettono insieme e tirano fuori qualcosa che prima non c'era, solo che ciò che sta tra l'idea, quello che in gergo viene chiamato Technology Readiness Level, TRL, idea è 1-2, quindi ho avuto l'idea, e quando una cosa comincia a diventare perlomeno provata, dimostrata, funzionante, possono passare anche 4-5 anni di duro lavoro tra una dimostrazione sperimentale, modellazione, perché, e qui no, il metodo scientifico poi, un'idea, una tecnologia deve essere ripetibile, quindi devo essere capace di dimostrarla, modellarla e ripeterla quando mi viene chiesto di ripetere, altrimenti non è una tecnologia, è un caso, e col caso purtroppo non si riesce poi dopo a mandare avanti molto. Però ecco, su questo ti voglio confortare, ci sono veramente tante brillanti persone che lavorano, che anche a Firenze ovviamente, non è che voglio dire a Firenze non ci siano, no, a Australia abbiamo cercato altre cose, diciamo così. Però ecco, il mondo accademico è veramente, in questo momento si sta veramente animando tanto da un punto di vista di ricerca di nuovi elementi, nuove tecnologie, mettere insieme tecnologie esistenti per tirare fuori qualcosa di nuovo. Su questo io ho molta fiducia. Cosa è importantissima, la base culturale, permettetemi di far presente questo, cioè l'idea che si possa inventare qualcosa così, perché uno ha un buon istinto, oggi è veramente difficile che possa avvenire. Quindi, per prima cosa, lo dico soprattutto ai più giovani, studiare, approfondire, capire, e poi, non per questo ovviamente, subito accecare la scintilla, perché purtroppo poi davvero a volte l'innovazione viene dalla scintilla, non sempre, però a volte sì. Però insomma, oggi con il livello a cui siamo, che la scintilla vera, valida, possa venire a una persona che non ha competenze è davvero molto difficile. Vorrei approfittare della presenza dei tecnici di Baker Hughes per sollevare un argomento che è stato sfiorato, che è quello dello stoccaggio energetico, quindi mi premeva avere un minimo un'idea del vostro punto di vista, in particolare di un argomento di cui mi sono occupato una decina di anni fa, che è lo stoccaggio con aria compressa. Lo stoccaggio energetico è sono due parole che racchiudono tanti elementi tecnologici diversi, tante soluzioni diverse. Sicuramente una delle soluzioni tecnologiche può essere quella del famoso CAES, Compressed Energy Storage, che ha avuto i primi, credo ci siano solo due installazioni nel mondo, due o tre, qualcosa del genere, una in America, una in Germania e una non ricordo forse dove, è comunque dagli anni 70 che se ne parla, ed è comunque complesso sotto tanti punti di vista, perché si appoggia a delle, poi alla fine alla disponibilità di caverne naturali su cui poter stoccare in maniera sicura, permanente, senza fughe, l'energia dell'aria compressa. Ce ne sono altri che sono altrettanto validi nel nostro punto di vista. Innanzitutto passare dall'aria compressa all'aria liquefatta, quindi il famoso LAES, Liquefied Energy Storage, in cui l'aria viene liquefatta e poi dopo, e quindi diminuendo sicuramente la necessità di volumi e eliminando la necessità di avere delle caverne in cui stoccare l'aria. Ci sono poi dopo altri elementi, no, che sono dal nostro punto di vista traguardabili e percorribili, quello meccanico, quindi il volano, sicuramente i grandi volani sono degli elementi da tenere in considerazione, però molto quello termico, che molto spesso viene scartato, non considerato tra gli stoccaggi termici, ma una, a mio parere, credo anche in qualche modo anche per l'azienda ovviamente, una cosa che viene spesso sottovalutata è quello che viene chiamato smart energy management, ovvero anche la trasformazione tra vettori durante la giornata,
e quindi no, passare da energia elettrica a chimica a energia termica e stoccarla nella forma più opportuna a seconda di quale può essere l'utilizzo finale. Quindi anche lo stoccaggio termico, il thermal energy storage, è un qualcosa che sicuramente verrà utilizzato probabilmente più nei distretti residenziali e in alcune industrie ad alto utilizzo di energia termica, però sicuramente è un elemento che andrà a diminuire l'impronta di CO2. E poi no, sicuramente l'ho citato prima, ne ha parlato diffusamente Giovanni, l'elemento termochimico, quindi il passare da energia elettrica a molecole, quindi molecole che possono essere di vario tipo. L'idrogeno può essere il primo mattoncino, ma poi può essere trasformato in metanolo, ammoniaca, in altri vettori, combustibili sintetici liquidi. Si sta parlando tanto, no, di SAF, Sustainable Aviation Fuel, quindi prodotto da CO2 catturata e da idrogeno, perché ha una densità di potenza sicuramente migliore. Però lo stoccaggio energetico è fondamentale ed è un elemento sul quale forse non abbiamo, visto anche la giornata, il tema, rimarcato molto, ma è stato sicuramente toccato perlomeno in un punto da Giovanni, il fatto che in alcuni momenti dell'anno io ho disponibilità di fonti energetiche molto superiori a quanto è il mio fabbisogno, e in altri invece non ho questa disponibilità. Quindi sicuramente il tipo di stoccaggio elettrochimico, che è quello, no, che tutti hanno in testa quando pensiamo a stoccaggio, la batteria, non riesce a fare quello che è lo stoccaggio, quello che viene detto, cosiddetto stagionale. Quindi far passare questo picco energetico, questa disponibilità di energia dall'estate all'inverno. E questo deve essere fatto necessariamente attraverso delle trasformazioni in altri vettori. Quindi può essere l'aria compressa, anche se l'aria compressa è più un qualcosa che vede la settimana forse come orizzonte temporale. Sicuramente qualcosa che può vedere l'orizzonte dei mesi è lo stoccaggio sotto forma chimica, almeno questo è come vediamo adesso il fronte dello stoccaggio energetico. Sono altre curiosità? Altrimenti ringraziamo i nostri relatori, grazie a tutti per essere venuti.